Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. A quanto pare nessuno vuole candidarsi per sindaco della capitale italiana, Roma. Capisco che è assolutamente una capitale problematica, ma problematica non perché in sé crea problemi, è problematica perché non riescono a gestirla da anni, sommersa da spazzatura e degrado, una carta di presentazione del nostro paese indecente, o forse la capitale rispecchia solamente quella che è l'Italia, no? Un paese pieno di spazzatura, ma spazzatura in senso metaforico, spazzatura qui dentro, di persone che pensano e dicono cose spesso e volentieri senza nessuna logica. Guardiamo la politica italiana. E così, in vista delle elezioni del Comune di Roma del 2021, non, il PD è a caccia di un big, di una persona famosa che possa gestire, tra virgolette, la capitale. Pressioni su Sassoli, forse Calenda, ma nessuno prende la decisione, anche perché il vento del cambiamento del Movimento 5 Stelle, quella sindaca Raggi che era finita sulle prime pagine di tutto il mondo, lei sul balcone con la fascia tricolore, io mi ricordo che anche in Messico mi avevano detto: ah, lì a Roma c'è una sindaca, una roba veramente, una cosa da ricordarcene per l'eternità. E quindi nessuno vuole prendere il posto della Raggi. Beh, il centro-sinistra è al lavoro per trovare un big da proporre, perché sicuramente il Movimento 5 Stelle, come Grillo ha deciso, è la Raggi, Virginia Raggi, che si presenterà, visto l'ottimo, è sarcasmo, visto l'ottimo lavoro, si presenterà di nuovo e la difendono nel Movimento 5 Stelle. Il frutto del suo gigantesco lavoro si sta vedendo adesso, si comincia a vedere. E Di Battista, amico di famiglia della Raggi, dice: una sindaca fantastica, no? Una cosa veramente fa venire la pelle d'oca. E così, cercano un candidato sindaco nel PD. E così c'è questo problema. E Carlo Calenda dice: beh, sono gli ultimi giorni, sto decidendo se candidarmi a sindaco di Roma. E chiede a un altro: ma tu cosa ne pensi? E scatta l'applauso. È seduto ad una tavolata. Diciamo che la Raggi sfrontata, imperterrita, si ricandiderà, forse non riesce a vedere, forse non può ammettere a se stessa, o forse non vede proprio, non che non riesce, non vede proprio che Roma è nel degrado peggiore della storia della Repubblica Italiana, no? I 5 Stelle negano, sono i negazionisti dell'evidenza romana. Beh, io a Roma ci sono spesso, mia madre si è trasferita a Roma, noi non siamo romani, oh, non siamo di Roma, oh. Però mia madre vive a Roma da 8 anni. Beh, io mi sento un romano di adozione perché Roma, secondo me, è la città più bella, non d'Italia, del mondo. Purtroppo, come si dice, è gestita dagli italiani. Immaginatevi una Roma gestita dai norvegesi, dai finlandesi, dagli irlandesi, no? Sarebbe uno specchio, un gioiello, ma purtroppo l'italiano è quello che è, no? È quello che è. La prima volta che, dopo che mia madre viveva a Roma, vado a prendere un autobus, no? Per non chiedere la macchina a mia madre, no? Vado a prendere un autobus. Prendo l'autobus, appena vado a fare il biglietto, appena salgo, sto: cosa fa? Che sto facendo? Una signora straniera mi dice: ma che fa? Ma nessuno paga il biglietto, cosa sta facendo?
non si paga il biglietto sugli autobus. Io ho detto, vabbè, clic, lo faccio lo stesso. Avete capito? Cioè, sono stato rimproverato oppure consigliato da una signora straniera di una certa età, credo russa, da... ma cosa fa? Non si paga il biglietto. Ecco, questa è Roma, questa è la capitale, questi sono gli autobus, quelli che vanno in fiamme tre al mese, o uno, adesso non so qual è la triste media. E quindi Calenda si vorrebbe candidare, Carlo Calenda, un uomo duro, un uomo che vedremo, cioè, sarebbe interessante vedere Calenda. Un uomo intelligente, un uomo duro, ma di sinistra, naturalmente, sistemare la città. Vediamo come sistema la città. È una sfida per lui, che potrebbe rilanciarlo, visto che il suo partito comunque veleggia intorno 3-3,5%. Potrebbe essere uno di quei partiti che rimane sulla scena. Potrebbe tenere il suo partito e fare anche il sindaco di Roma. Secondo me è una buona idea. Enrico Letta dice: siete molto cari, però no, grazie. Declina l'invito. Anche il capo della polizia, Franco Gabrielli, per molti la soluzione ideale. Massimo D'Alema dice: beh, alle prese con cinghiali che saccheggiano i cassonetti, vabbè, no? E poi piaceva tanto l'idea anche a Roberto Gualtieri, il ministro dell'economia. Ma tutti poi gli hanno detto: guarda che è dura, è dura. E così un giorno Zingaretti disse: chiediamo a Davide Sassoli, andiamo pure a cercarli lontano nell'Europa siderale. Solo che lui risponde: escludo, io voglio continuare a fare il presidente del Parlamento europeo. Cioè, meglio qui, meno problemi tra un caffè, un ufficio asettico, una città triste che andare a Roma in mezzo alle scorribande dei cinghialoni setolosi che viaggiano per Roma in gruppi familiari sempre più numerosi. Ma altri elementi vanno a favore di Sassoli. Certo, per lui sarebbe l'occasione per tornare dalla triste Bruxelles, perché a me Bruxelles, quel Parlamento europeo, tutto vuoto, senza quadri, tutto moderno, mi sa di qualcosa di veramente opprimente. No? Tra Bruxelles opprimente e Roma in degrado è meglio passeggiare tra i cinghialoni setolosi che ti fanno sgrunf sgrunf. Vabbè, vedremo chi accetterà per il PD la corsa beh, sempre meglio un'altra persona che la Raggi, su questo non c'è ombra di dubbio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Grazie e arrivederci.